Allora, buon pomeriggio, 17.06 Radio Fly. Siamo lieti di presentarvi il gruppo aretino dei Bowlers. Oggi parleremo, meglio, faremo dei battibecchi. Quindi i Bowlers saranno in diretta qua su Radio Fly con un concerto, interviste dal vivo e naturalmente con Stefano Fragai e Fabio Mugelli che faranno le domande. Direi di farli entrare subito. Allora, sembra che il nostro Mauro Giovacchini abbia dato la linea allo studio e quindi siamo qui con Ciao. Il live del Triplano con il nostro Stefano Fragai. Oggi Stefano giochiamo Ciao, in casa. Fabio Mugelli. Ciao. Ciao Stefano. Oggi giochiamo in casa, abbiamo i Bowlers ed è un ritorno. Ed è un ritorno, alla Radio sì, Fly. Sono già tornati per le iniziative che facevamo con Arezzo che spacca, in cui invitiamo tanti gruppi della provincia di Arezzo, quindi oggi tornano a trovarci i Bowlers e diciamo che per loro, ovviamente per tutto il mondo, è cambiato tante cose, ma anche per loro. Anche per loro e poi soprattutto arrivano qui dopo aver pubblicato il loro primo album. Esatto. Stanno lavorando già qualcosa di nuovo, però insomma ne parleremo. È vero Nicolò, intanto li presentiamo. Filippo, il batterista. Salve. Nicolò. Buonasera. Quello con gli occhiali. Matteo alla chitarra e Gabriele alla chitarra, me li sono ricordati. Ok, allora io direi di partire dalla storia dei Bowlers, da dove nascono, come arrivano, come siete arrivati fino a qui. Allora, fino a qui in macchina, certo. La nascita è una rinascita quotidiana, direi. Sono 6 anni che siamo insieme e all'inizio eravamo io e Gabriele, non so se vuoi dire qualcosa a te. Ma ci siamo... Che forse ti ricordi meglio la storia. Ma ci siamo incontrati per un evento dove viviamo, al Borghetto, e insomma lui scriveva... Che è una ridente frazione della Val di Chiana, sì, nel esatto. comune di Monte San Savino. Esatto. Sì, sì, sì. 52048. E niente, lui scriveva poesie, suonava un po' la chitarra, io facevo il liceo musicale e quindi da 2 lezioni di chitarra è nata un po' a musicare. A lui, lezioni di chitarra, sì, lui. Davo lezioni di chitarra a lui. Ha creato un mostro. Sì, poi si è aggiunto Matteo e da lì abbiamo fatto i primi live, tra l'altro senza batteria, senza basso, quindi proprio... Ci siamo lanciati. E quando è la prima volta che avete pensato, ma siamo una band, cominciamo a pensare a fare delle canzoni e poi magari un disco? Dopo quanto, diciamo, quanto è durato? Praticamente subito. Subito, sì, l'intento era già quello. Sì, l'intento era già quello. Vi divertiva troppo questa cosa? Sì, no, alla fine ci trovavamo quasi tutte le sere. Sì. Ci trovavamo quasi tutte le sere e quindi è nata da sé la cosa. Senti Fabio, rompiamo il ghiaccio. Andiamo, sì. Dai. Con il primo, sì, partiamo là, sì. Subito con il primo live perché i Bowlers rendono molto dal vivo. Sì, questa canzone, dai, facciamo Vida Loca e Lockdown, è una canzone nuova, il titolo è abbastanza esplicito, insomma parla di un periodo storico del passato prossimo, no? Questo lockdown. Quindi è un inedito. Sì, sì, questo è un inedito, lo facciamo qui a Radio Fly. Ringraziamo Stefano, ringraziamo Fabio, ringraziamo, non so, anche i nostri genitori per aver creato questi capolavori. E adesso ve la cantiamo. E durante il lockdown avevo promesso a me stesso di smettere di bere, di fumare e tutto il resto, ma invece ci sono sempre lo stesso. E durante il lockdown avevo promesso a me stesso di fare sport con maggiore frequenza, ma invece so stare anche senza. E durante il lockdown avevo promesso a me stesso di fare il pane in casa un po' più spesso, ma invece proprio come ero abituato lo compro al supermercato. Durante il lockdown avevo promesso a me stesso di lasciarmi alle spalle ogni rottura di palle, ma le storie in fondo sono sono sempre quelle. Oh, ah, ah.
vita loca e lockdown. Oh, vita loca e lockdown. E dopo il lockdown è arrivata un'altra cosa, con un nome e un atteggiamento poco ortodossi, l'ha chiamata la zona rossa. Ed è proprio durante la zona rossa che mi son chiesto cos'era davvero importante nella vita, e così che mi sono circondato di amici. Oh, ah, ah, vita rock e lockdown. Vida loca e lockdown. Oh, ah, ah, vida loca e lockdown. Oh, ah, wow, 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 vida loca e lockdown. Il primo dei cinque pezzi promessi se n'è andato ed è un inedito, appunto, dicevi, Niccolò. È un inedito, lo abbiamo già registrato, inciso al rooftop di Arezzo con Marco Romanelli, che ringraziamo in questa sede, e lui insomma ci ha seguito anche nelle registrazioni passate, insomma è un amico, è un partner, diciamo, di fiducia, per così dire. E con lui abbiamo registrato altre cinque canzoni che piano piano nei prossimi mesi faremo uscire. Stiamo ragionando su video, su tanti aspetti, insomma, di questo tipo. Anzi, lanciamo un appello a chi ci vuole dare una mano a fare un video, a promuovere, eccetera. Noi non siamo assolutamente capaci, per usare un eufemismo, e quindi insomma siamo aperti a qualsiasi proposta, collaborazione, eccetera. Questa canzone, per minimizzare, parla di vita vissuta, insomma, dopo il lockdown ci siamo un po' confrontati su quelle che erano state le nostre vite in quel periodo, e Vida Loca era una sintesi, diciamo, abbastanza coerente. Stefano, ritorna a questo tema, e tutte le interviste che abbiamo fatto riemerge questa cosa del vissuto del lockdown. Per chi scrive, pensa, produce in qualche modo arte, è stato ovviamente un periodo che ha cambiato tante cose, no, dentro di noi. Questo è tante buone promesse, ovviamente poi mancate. Sì, no, diciamo che sì. Proprio la prima frase della canzone è abbastanza eloquente in questo senso, quindi tutto il resto, ma invece sono sempre lo stesso, quindi... Però almeno, ecco, fa ironia, no? Molti pezzi invece ti fanno, come dire, sentire anche un po' la sofferenza di quel periodo. I Bowlers ce l'hanno girata il dolore in un altro modo, trasformato, no? In qualcosa... L'hanno esorcizzato. No, va trasformato il dolore e la sofferenza sempre in qualcosa che poi serva a tutti, perché altrimenti diventa sterile e egoista. È chiaro che anche questa ironia e queste parole apparentemente simpatiche vengono da un dolore, da una sofferenza, da un vissuto particolare di quel periodo. Però ecco, tutte queste cose vanno trasformate, e se riusciamo a trasformarle per regalare qualcosa a qualcuno, compresi voi, è uno spettacolo. Senti, io direi di sì. Senti, invece dicevi prima che state registrando dei brani nuovi che usciranno, ma nel senso che uno ogni tanto, cioè l'uscita com'è? Non è previsto un album, qualcosa? Sai, è tutto in divenire. Stiamo ancora riflettendo in realtà su qual è il modo migliore per... Non è facile, poi, non è facile adesso, certo. Scegliere se far uscire un brano a cadenza oppure... Te che ci consigli qualcosa? Ci vuoi dare un suggerimento? Quindi accettate anche suggerimenti. Come no? Ma noi si fa anche guidare se proprio... Belli comodi, me li immagino, a sedere nei sedili posteriori mentre qualcuno guida, loro si divertono. Quelli in fondo. Sarebbe mica male. No, perché è una bella scommessa, no? Perché vabbè, i tempi ovviamente suggeriscono un'uscita ogni 2-3 mesi nelle varie piattaforme, e allora c'hai più visibilità nel tempo. Però, insomma, anche la bellezza, la sostanza di un album, credo sia un qualcosa che rimane, o sono troppo vecchio. Noi nella scorsa uscita abbiamo addirittura stampato e venduto centinaia di CD, quindi ecco. Insomma, questo aspetto anacronistico ci appartiene. Poi le scelte che faremo saranno in base un po'
a quello che ci diverte di più, come del resto è nata questa cosa e deve continuare così. Ci frega un cazzo del successo, per dirla chiaramente, insomma. Te lo immagini, arriva, no? Che cosa succede? No, le carte ce l'hanno tutti i Bowlers, secondo me. Anche okay. Il primo album, ci sono due o tre pezzi che ti rimangono subito in testa. Anche questa Vita Loca e Lockdown, lo posso dire, l'ho ascoltata in anteprima, prima di questa sua ufficializzazione, e niente, già mi veniva da cantarla. Ti tornava il ritornello. Sì, dai, la sono lunga. Furbetti. Va bene, allora a questo punto andiamo con un altro brano. Che cosa ci presentate adesso? Che si fa? Decidite. Possiamo fare uno del vecchio. Gabriele. Un pezzo del vecchio album. Sì, un pezzo del vecchio album. E quindi che ci fai? Che ci fate sentire, Gabriele? Ma sti cazzi. Ah, perfetto, direi. Ma il titolo del brano qual è? Il microfono lo tengo io. I Bowlers con Sti cazzi. La questione del conflitto per noi rimane, noi che in fondo abbiamo sempre fatto quello che ci pare. La questione del conflitto si protende, anche se avevamo promesso di levare le tende, ma del dolore se ne intende, sì, del dolore chi se ne intende. E sti cazzi che non ce li metti, non hai capito che ognuno di noi cova un demone dentro. E sti cazzi che non ce li metti, non hai capito che ognuno di noi ha già il suo cuore a pezzi. La 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 la. La questione in qualsiasi discussione è stabilire chi sia il suddito e chi il padrone. E il traguardo a cui la ragione vuole arrivare con la voglia di dominare, ma il dolore chi lo può giudicare? Sì, il dolore chi lo può giudicare? E sti cazzi che non ce li metti, non hai capito che ognuno di noi cova un demone dentro. E sti cazzi che non ce li metti, non hai capito che ognuno di noi ha già il suo cuore a pezzi. La 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 la, 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 la 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 la
na 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 na. Favorevolmente impressionati dai Bowlers, direi, no? Che eleganza poi, eh? Che sì, eleganza, sì, veramente. Sì, mi è piaciuto la, molto la, questo la, pezzo. No, a parte le parole, sto scherzando. Vabbè, ho messo la camicia da venire in radio, hai notato quello? No, è vero, no, un suono così, un tappeto sonoro cui è vero che ognuno canta. Poi si interpreta le canzoni a modo suo, no? Ma cosa ci avete voluto raccontare con questa canzone? Gabriele, scusate, Gabriele. Cose tecniche, età beta, pronto. Ho scelto questa perché prima si è fatto Vita Loca Lockdown, si parlava del dolore e di come è stato usato, no? Come arma, eccetera. E questa canzone parla proprio di non farci caso al dolore, cioè di non di non farci caso, ma di passare avanti, ecco, sti cazzi. Sì, e poi si sposa bene con la musica, cioè ti dà proprio quella sensazione. Questa fa parte del primo album. Sì. Del primo, cioè, e unico per ora è il secondo, il secondo è uscito un EP che non abbiamo sono rimasto con indietro con il logo della Bauli, però scritto Bauli con scritto Baule. Sì, esatto. Sì, era il logo di un panettone, non facciamo il nome, l'ha già fatto lui. Comunque l'album dove c'è questa canzone si intitola Battibecchi ed è, vabbè, su tutte le piattaforme digitali eccetera, quelle robe che siamo in qualche modo costretti a fare e non siamo capaci a fare, ma adesso che abbiamo incontrato voi pieni di suggerimenti diventeremo bravissimi. Ti sto dando una grossa responsabilità. No, non è responsabilità. Se ne scrollano di dosso loro. Sto scaricando il barile. Sta prendendo per il... Ah, ok. Perché così. Senti, allora, qui vi capita mai di esibirvi così in versione acustica come oggi? A parte nelle vostre cantine, ovviamente. No, cantine. Abbiamo da 2 anni una sala prove. Sì. Abbiamo affittato un fondo, ci siamo messi sotto, è stato finora un'avventura bellissima e qui voglio ringraziare pubblicamente Gabriele che si è preso molta responsabilità, che ha costruito un sacco di roba e quindi sì, più che le cantine, prima eravamo sempre in casa mia, tant'è che io avevo perso un po' di intimità, diciamo, di vita privata. Ho la casa invasa da una band. Casa sempre invasa, sì, e da quando abbiamo questa sala prova insomma è... molto bello, abbiamo fatto anche delle festicciole dentro, live acustici, abbiamo fatto uno di recente a casa in un attico qui ad Arezzo dove c'era una mostra di arte, perché, artigianato. Ho detto questo perché poi chi viene a vedere i vostri concerti trova un'altra atmosfera, no? Più elettrica, più... Sì, nel senso c'è... Un Niccolò che le spara, no? Quello basta andare, non so, anche prendere un caffè per avere questa. Però sì, abbiamo fatto di tutto, insomma, nel senso quest'estate abbiamo aperto 2 concerti, uno, quello degli Schiantos e quello di Brusco, quindi diciamo in palchi, impianti, eccetera, ma ci capita di fare di ogni. Cioè, l'ultima serata che abbiamo fatto era un compleanno di 40 anni, quindi una festa privata, dove questa insegnante ha voluto i Bowlers a cena. A suo rischio e pericolo, però è molto bello, è stato, quindi ci capita. Siete stati bravi, vi siete comportati bene, diligenti. Era un compleanno, insomma. Sì, era un compleanno di 40 anni e l'hanno fatto qui al Teatro Virginia ad Arezzo. Insomma, sì. Quindi sono partiti piano, ma poi secondo me sono scatenati. Sì, quindi ci è capitato di fare di tutto, anche cose acustiche più o meno in questa maniera. Insomma. Differenza? Sono belle prove, nel senso, sì, magari Matteo ci può dire dal suo punto di vista di chitarrista. Ma a differenza... Guarda, è una fortuna averli trovati. Silenzioso ma presente. No, a differenza, chiaramente con strumenti elettrici è tutto molto più sentito a livello di energia. Diciamo che comunque sia il mood e la voglia sono sempre quelli. Però con una chitarra elettrica, un amplificatore, dei pedali su un palco è diverso. Cioè, sta dicendo che è un po' sacrificato lui. No, nel senso... è diverso come tipo di energia che ti trasmette proprio addosso. Però, cioè, la voglia di suonare è sempre quella, quindi è bello lo stesso.
Sì, poi alcune canzoni realmente vanno come per questa occasione qui, le abbiamo un po' riarrangiate. Eh sì, esatto. Poi alla fine, quella insomma, è una grande differenza. Allora, parlavi prima anche, no, dell'idea di fare dei video, Nicolò, che per ora non avete mai fatto. No, per ora no. Ma ecco, in quel caso dopo entrano altri tipi di arti, diciamo, a far parte della vostra esperienza, no? Quindi ci dovrebbe essere una sceneggiatura, trovato un regista, ci vorrà qualche attore, ma dal punto di vista della storia, della sceneggiatura, avete già delle idee in mente? State buttando giù delle cose? Ma assolutamente sì, però quelle non ve le spoileriamo. Queste no, si può dire tutto, però nel senso, magari poi ecco, l'aspettativa la alziamo troppo. Facciamo che quando succede, succede. Va bene, non si vede l'ora ovviamente. E poi non lo so, se posso, visto che parlavamo di riarrangiare le canzoni, no? Quindi ce n'è una in particolare che abbiamo scelto per questa circostanza. Intanto puoi scordare la chitarra. Sì, questa è una canzone, si può fare un'altra canzone? Sì. Certo, vai, vai. Questa l'abbiamo riarrangiata molto, nel senso che se l'ascoltate appunto sulle piattaforme, eccetera, è un bel po' diversa. Però abbiamo scelto di farla perché è una di quelle che ci gasano di più. È tratta da una storia vera, si intitola La vicina, ed è appunto la storia di questa vicina di casa che ha dei comportamenti particolari. Ci ha creato dubbi, incertezze, interrogativi, tanto da dedicargli questa canzone che adesso insomma vi racconterà la storia e la storia di questo dubbio lancinante che... No, no, questa è, si può ascoltare in versione non acustica, è già su tutte le piattaforme nell'album Battibecchi che dicevamo. La vicina. C'ho questo interrogativo sulla mia vicina, ma le risposte ancora non arrivano. La vedo con quel tipo, saranno 7-8 mesi dalla macchina di lui, no, non sono ancora scesi. Io mi chiedo perché non lo fa salire in casa e perché quella macchina in mezzo alla strada. Stanno lì a qualsiasi ora, giorno, anche la notte, fumano una valanga di sigarette, ma perché? Scopi solo in macchina, ma perché non lo fai salire in casa neanche per un caffè, un caffè, un caffè, un caffè? C'ho questa ossessione per la mia vicina, ma le risposte ancora non arrivano. La vedo con quel tipo, sarà un anno e mezzo, lui imbraccia un figlio, più o meno il terzo. Io mi chiedo perché non lo fa salire in casa, forse c'ha la casa un po' disordinata. Stanno lì a qualsiasi ora, giorno, anche la notte, fumano una valanga di sigarette, ma perché? Scopi solo in macchina, ma perché non lo fai salire in casa neanche per un caffè, un caffè, un caffè, un caffè? Sì, scopi solo in macchina, ma perché, ma perché, ma perché neanche per un caffè? Poi abbiamo scritto la terza strofa in onore di Matteo Maccarini, chitarrista, no? Che lo
lo presentiamo così, allora dai, senza tergiversare. C'ho questo chiodo fisso per Matteo Maccarini, ma le risposte ancora non arrivano. Mi ha chiesto: Macca, che cazzo fai stasera? Mi ha trattato esattamente nella solita maniera. Mi ha detto: oh, non lo so, vado un po' da questi ragazzi e più tardi chissà, non ho fatto progetti. Va a finire, torna a casa, son passate 5 ed è stato a letto con 3 o 4 tizie. Ma perché scopa solo in macca? Ma perché, ma perché, ma perché non ci porti anche me, anche Fabio, anche Fragai, anche me? Scopa solo in macca. Ma perché, ma perché, ma perché non ci porti anche me, anche me, anche me, anche me? Grande Macca, quindi. Sì, complimenti. Ma ci vuoi raccontare come non è cambiata la tua vita, diciamo, di Latin Lover? Come non è cambiato niente, ce lo vuoi dire? Da quando il successo non comporta nessuna donna aggiuntiva. Senti, comunque questa vicina un po' particolare, eh? Esatto. Questa vicina un po' particolare. Non ci abito più lì. Ci credo. Vorrei vedere, no, come fa. Quella casa l'hanno ristrutturata, ho visto, insomma, lì sotto casa mia. Però ecco, non rischio più di incidentare questa macchina parcheggiata lì, un po' anche in mezzo alla via. Questo, insomma, quindi buono. Questo mi dà lo spunto per domandarti come nascono i testi, le canzoni dei Baudis. Esatto. Anzi, i testi e anche la canzone. Vabbè, lui si sa, nasce un po' come poeta, no? Certo. Niccolò. Poi questa è una parola un po' troppo grossa. Lo so. Però più per raccontare delle storie. Ecco, poi cos'è che ti ispira? Gabriele abbia da dire qualcosa su questo tema, perché alla fine insomma, ha un ruolo. Ti aggiusta le parole, ti aggiusta le parole. Ma aggiusta. Te lo tengo io al microfono perché ho solo questo. Le canzoni nascono sempre da un'esigenza. In realtà si cazzeggia e alla fine viene fuori un testo e ci riflettiamo magari per giorni scrivendo vari testi magari o varie melodie sotto, e alla fine troviamo quella più giusta. Sì, parte sempre appunto da un'idea che nasce solitamente tutti insieme. Poi ci accorgiamo, cavolo, questa però può essere sviluppata, eccetera, quindi è un po' questo. Sì, sì. Cioè, uno porta un'idea. Siamo inseparabili. La maggior parte dei testi e delle canzoni le compone il Cicco, Nicolò con la chitarra, e le porta al gruppo. Si sta sminuendo. No, infatti volevo dire questo, perché poi ultimamente succede così, dato che siamo sempre in sala prove e sempre a suonare, quindi magari ultimamente nascono più insieme le canzoni. Ci si mangia anche, ci si dorme in sala prove, praticamente. Mamma mia, veramente. È così anche che nascono le canzoni. Non sono i primi, ma i Baulers, diciamo. A cominciare da una cantina, a passare le serate lì. Ti ha detto Nicola, ti ha detto in cantina? No, mai. No, perché appartamenti, case in campagna, C'è stato sempre un camino in tutte le case. C'è sempre stato un camino acceso, d'estate no, però. No. Vabbè, leitmotiv è il camino. Raccontaci invece, torniamo indietro dal primo album. Quando uscì il primo album, insomma, in un periodo anche un po' particolare, ma finalmente era non dico un sospiro di sollievo, però è sempre un punto di arrivo, no?
come andò il primo album? La storia del primo album qual è? Ma il primissimo fu un EP di quattro a parte canzoni. L'EP, l'EP, questo... quello con, con un logo che, visto influencer, sì, è anche pericoloso. No, abbiamo iniziato prima del Covid a registrarlo questo Battibecchi. E me lo ricordo, me lo ricordo. E poi insomma non abbiamo mollato e quando poi abbiamo potuto ritornare a fare questa roba qua ci siamo fiondati. Poi una volta concluso l'abbiamo proprio lanciato con la fionda praticamente. Quindi sì, abbiamo dei buoni riscontri, insomma le persone, a me piace pensare sempre che certe cose si muovano partendo da un humus, partendo dal basso, forse Fabio queste cose le sa meglio di me, e quindi dal gradimento e dalla accettazione delle persone, quindi insomma a me piace sempre dire che noi sì siamo Bowler, siamo questi qua, ma siamo pieni, cioè abbiamo un sacco di amici, tutte queste persone che si affezionano a questo tipo di vibrazioni, a questo tipo di ironia, a questo tipo di divertimento, perché alla fine quello che cerchiamo poi di trasmettere è questo. Ovviamente l'album è autoproduzione? Sì, sì, l'abbiamo registrato come dicevo al Rooftop, a Rooftop Marco perché, Romanelli. Che è, diciamo, per chi non lo sa, uno dei punti di riferimento per i musicisti aretini, assolutamente. Sì, è uno studio di livello, insomma. Poi tutto il resto abbiamo fatto da soli, ovviamente. Abbiamo fatto delle grafiche, ce l'ha fatta Andrea Bucciantini, sì, che ringraziamo anche lui, e quindi tutto indipendente assolutamente. Ecco, ma da questo punto di vista avete mai cercato di ragionare, di proviamo a sentire se andiamo al di là dell'autoproduzione, magari un'etichetta può essere interessata al nostro lavoro? Ci avete mai pensato? Avete mandato qualche cosa in giro? Ma io credo che se siamo autentici e noi stessi, come dire, quello che il cielo vorrà arriva, e quindi più che andare a bussare alle porte, noi in sala prove ci sta sempre la porta aperta. Bello questo concetto, no? No, è vero, viene sempre, guarda, le nostre prove, se volete venire, anche gli ascoltatori, sono come dei live, c'è sempre qualcuno, chi porta da bere, chi si piazza lì. E ci si diverte. Sì, assolutamente. Assolutamente. Allora fateci divertire ancora. Apriamo le porte allora. Per ora hanno fatto tre pezzi, ne rimangono due. Ce la facciamo a farli sentire tutti? A voglia. Sì. A voglia. Sì. Allora che ci fate adesso? Cosa presentate ai nostri ascoltatori? Facciamo un'altra canzone inedita. Sì, dai. Che e come si intitola? Si intitola Ti manca. Ti manca. I Bowlers, Radio Fly. Tutto quello che ti manca, lo sai, sono storie noiose, che poi la vita nasce da sostanze viscose. Tutto quello che ti manca, lo hai notato su un taccuino, lo rileggi tutti i santi giorni, dall'inizio alla fine, dall'inizio alla fine. Tutto quello che ti manca è provocato da immagini esterne, e ancora non hai capito quanto è bello non essere eterni, che non essere eterni. Insomma, tutto quello che ti manca ha la sua priorità. Oh, ti manca, ti manca, ti manca. Oh, sì, tutto quel che ti manca. Infine, tutto quello che ti manca è qualcosa d'effimero, destinato a morire. Quello che ti manca, lo sai, non vale niente, e abbiamo provato a dirtelo già in qualche pezzo precedente, che basterebbe sapere di respirare, mangiare e andare a letto per avere la ricetta della felicità. Ti basterebbe sapere di respirare, mangiare e andare a letto per avere la ricetta in tasca della felicità. Ma
ma tutto quello che ti manca è la sua priorità. Oh, ti manca, ti manca, ti manca. Oh, sì, tutto quel che ti manca. Infine, tutto quello che ti manca è qualcosa di effimero, destinato a morire. Tutto quel che ti manca, ti manca, ti manca, ti manca, ti manca te. Oh, se tutto quel che ti manca è, se. Destinato a morire. E niente male, i Bowlers a Radio Fly, ma un inedito, ecco, ricordiamolo, tutto quello che ti manca, ognuno manca. Di noi, se ci pensa, no, quante cose mi mancano, fammi correre, devo andare a comprare quella cosa che mi manca, se no chissà come faccio. Hai capito perfettamente. Ho capito perfettamente. Vogliamo aggiungere altro su questa canzone? Macca, com'è nata questa canzone? Ci vuoi dire qualcosa? Macca. La canzone è nata, oh Macca, lui è la nostra musa. Sì, diciamo che in quel momento mancava un qualcosa. Non si può dire. Che non si può dire cosa mancava. E niente, mentre stavo tergiversando, Niccolò mi stava incitando con questo motivetto. Oh, ma che... vai a prendere quello che non si può dire. E niente, così è stato. E poi non ricordo se in un'altra occasione, proprio in quel momento lì, il bassista, il nostro caro bassista, che insomma salutiamo anche lui, ha composto, sì, Alberto Zisi, ti salutiamo. No, diciamo da... perché è vivo in mezzo a noi. No, sì, perché però abita a Bergamo e lavora per Amazon. Esatto, quindi, esatto. Insomma, però non ci, è troppo tenevo, vivo, ci tenevo a ringraziarlo perché, appunto, ma il riff in realtà è rubato dal suo giro di basso. Lo vogliamo confessare. È riadattato sulla chitarra. Lui lo so, se lo sa. Non lo sa. Ora lo diciamo ora. Glielo diciamo ora. E quindi niente, unendo le varie cose è nato questo. E poi il testo è stato scritto successivamente. Senti, già registrata anche questa? Già registrata, quindi pronta? È pronta? Né produzione, niente, già fatto tutto? È finita, e tra quelle che usciranno, insomma, nei prossimi mesi vediamo come. C'è solo da decidere come, sì, come sì, farla, esatto, uscire. Esatto. Senti, invece, torniamo un attimo ai vostri inizi di 6 anni fa. Il nome, perché Bowlers? Se si può dire. Bella mossa. Non lo sa neanche lui, me l'ha chiesto il vostro batterista. Ma in realtà non lo so nemmeno io. Me l'ha chiesto sottovoce. Vorrei cogliere l'occasione per sapere perché ci chiamiamo Bowlers. Allora, una risposta definitiva non la so proprio dare, se devo essere sincero. Credo che, dato che da queste parti si dice sei un baule, baule, no? Nel senso che stai lì e basta, ecco, contieni le cose. Allora, proviamo a tradurre per chi non è di Arezzo, perché magari nei social baule è un tonto in pratica, no? Come, sì, no? Sì. Che sta lì, insomma. Un po' statico. Un po' statico, una persona statica. Sì. Potevamo, appunto, chiamare i Cassa Punkers, però abbiamo preferito, troppo lungo. Cassa Punkers era troppo. Non entrava nel CD. Dovevamo fare un altro genere, sì. Un pochino più punk. Cassa Punkers. Quindi, insomma, nasce da lì. Poi, vabbè, sì, c'è esatto. quel logo che vi affascinava, vi avete messo tutto insieme. Sì, poi voleva essere una cosa un po' ironica dato che anche la musica, i testi lo sono spesso, quindi voleva rappresentare questo aspetto qua. Invece la tua scrittura, Nick, tu ti diverti anche a stidiverti, non è, ovviamente sì, anche una necessità, uno sfogo, moltissimo. Un altro, come va la tua scrittura, al di là del gruppo, delle canzoni, dei testi? Ma la mia scrittura è praticamente è per i Bowlers.
quindi va alla grande, direi. Nel senso anche che... prima che nascessero i Bowers, infatti, per me è una cosa era... da sempre, insomma, lo faccio da sempre come fosse un vizio, diciamo così. E lo posso confermare, lo conosco da tantissimo. Fabio lo sa, mi conosce, insomma, per questo. E quindi no, ho trovato il canale giusto, è questo un po' il discorso, perché quel desiderio, quella voglia, quel vizio, quella... di esprimere. Sì, anche quella naturalezza, perché comunque si capisce la spontaneità con la quale scriviamo, insomma, non è che... Certo, c'è la ricerca della parola, c'è la ricerca del suono delle parole, però è una roba che fluisce da dentro, capito? Quindi... Alla fine deve uscire qualcosa che abbia il sapore dello spontaneo, no? Assolutamente sì. E ce l'ha. E quindi sì, ho trovato, grazie a loro, il canale giusto per dare un significato a questa scrittura di cui menzionavi. Perché due chitarre? Che sono bravissimi. Il basso l'abbiamo capito. Il basso abbiamo capito un po' lontanino. Che è fuori. Sì, ora stiamo, diciamo, rimescolando un po' le carte. Il basso arriverà anche basso, perché ovviamente ne abbiamo bisogno. E due chitarre, non so, volete dire voi come mai? Perché nessuno di noi suonava il basso. E allora, ecco, aspetta, è senza microfono. Ah, è giusto, ripetere. Certo. Due chitarre, perché quando sono entrato io non suonavo il basso e è stato preso come altro chitarrista. No, loro cercavano un bassista in realtà, poi no, si sono innamorati di te. Cercavo un Bowlers. Io ero lì per caso e sono stato reclutato. Io cercavo appunto qualcuno per suonare e è capitato. È capitato, ok. Io andrei ancora con un altro brano. Sì, abbiamo l'ultimo, che fa parte sempre dell'album Battibecchi, insomma lo potete ascoltare, bla bla bla, l'abbiamo già spiegato. Su tutte le principali piattaforme? Si intitola Sai una sega te. Ok, noi siamo pronti. Sì, sì, no, volevo fare un inciso. Ok. Diciamo, dedicato a tutta quella ostentazione, quell'egoismo, no? Perché io, e poi si riduce a qualcosa che comunque non vale niente. Questa canzone cerca di esprimere questo tipo di idea qui. Comunque la facciamo sentire, perché altrimenti... Donne che ho amato io, ma sei una sega te, e delle auto con cui ho corso io, sei una sega te, e dei posti in cui ho viaggiato io, sei una sega te, e delle robe che ho bruciato tu neanche immagini. Ma tutto questo non vale niente. Sì, tutto questo non vale niente. E allora, caro amico mio, che sei una sega te, potrei rivolgermi anche al tuo Dio, beh, ma sei una sega te, stare lontano da ogni desiderio, che sei una sega te, e provare a vivere questo presente. Ma tutto questo non vale niente. Sì, tutto questo non vale che niente, che niente. Forse è il mio ego che si difende. Ma tutto questo non vale che niente. Mi sembra enorme, io rimango inerte.
niente. Che sei una sega a te, che sei una sega a te, che sei una sega a te. Che sei una sega a te, che sei una sega a te. Che sei una sega a te, che sei una sega a te, una sega a te. Che sei una sega a te, che sei una sega a te. Sei una sega, se non hai ascoltato i Bowlers, sei una sega, insomma, no? E quindi li ascoltiamo, Bowlers, in diretta su Radio Fly per questa edizione speciale, anzi, per il triplano, con Mauro alla regia, che non so se vuole aggiungere qualcosa oppure andiamo avanti così. Mauro? Sarei curioso, anche perché il nostro Cispi dal punto di vista musicale può fare tutta la disanima della situazione e darci un quadro. No, ascoltavo le chitarre io, poi ho sentito il cantante, quindi ero anch'io incuriosito dal nome, del perché si fossero chiamati Bowlers, ma è stato, diciamo, detto in maniera esaustiva. Riferimenti musicali, siete partiti con qualche idea oppure il piacere di fare musica vostra senza pensare a quelli del passato, del presente e del futuro? Ma loro la trap solitamente, giusto. Sì, la trappola, la trappola. Poi quello del cavallo, no, i pop, il rap di Kian. Ah, direi che è più la seconda, nel senso che si va a vedere anche il background di ognuno quello che ascolta, siamo tutti molto diversi, quindi cioè, però per ognuno della libertà d'espressione, quindi personalmente non credo ci siano grossi punti di riferimento o esempi. Niente del cantautorato italiano, per esempio, qualcosa che è nei vostri ascolti, nella vostra vita? Più che altro ognuno mette le sue diciamo ispirazioni personali nel suo modo di suonare, quindi non è che c'è un punto di riferimento al quale si rifà tutta la band, ognuno ci mette il suo punto di riferimento e poi è così che va costruita una band, no? Sono tante esperienze che si uniscono. Sì. Sicuramente quando poi c'è un bel legame di amicizia, divertente, tutto questo funziona anche meglio, sì, no? Perché è chiaro che fra una birra, una chiacchiera e l'altra, è chiaro che nasce qualcosa per forza. Certo, no? Certo, poi se ci sono altri punti di riferimento in comune, anche meglio, no? Certo. Senti, ma voi siete tutti e quattro del paesetto della Val di Chiana oppure qualcuno è dall'estero? Ma io stranamente ci abitavo da piccolo lì accanto, va di corso. Sì. Quindi sei un ritorno. Sono ritornato, sì, è assurdo, quindi pazzesco. Ciao mamma. No, del Borghetto siamo solo io e Gabriele, Matteo comunque della Val di Chiana. Però pazzesco, l'azienda in cui lavoro si chiama 52048 perché aveva sede a Monte San Savino. Quindi c'è tutto, un torna. Misticismo, una cosmogonia, poi scriveremo dei manuali e dei su questo, delle metodologie di ritorno esoteriche. Prego. Il mio l'ho fatto. Più di questo non posso aggiungere. No. Comunque non sono stati fatti nomi di cantautori o altro. Io però ci sento, scusate, può sembrare banale, però quando canti mi sembra di sentire a volte anche un po' Vasco, qualcosa di Vasco. E non sono uno che apprezza particolarmente Vasco. Forse il primo. Primo Vasco. Non so se la cosa ti piace o non ti piace. Sinceramente, non sei il primo che me lo dice. Non sono un grande fan di Vasco, non ho mai visto come un concerto di Vasco. È ovvio che quando provi, insomma, a esprimere, a buttare fuori in maniera spontanea, dentro chissà quello che c'è, cioè, non è che stai lì a analizzare, ok, faccio così perché mi viene da... È probabile,
però ecco, personalmente non sono un grande fan di Vasco, per quanto, insomma, che cosa gli vuoi dire? Certo, c'è poco da dire. Un po' come tutti noi, lo ascolti o no, ma c'è. Esatto, esatto. No, che uno esatto. possa più o meno ascoltare Vasco è lì e c'è. Noi siamo in chiusura, o fate un piccolo pezzo se volete, ma, oppure chiudiamo qui. Progetti del futuro, di solito si chiedono progetti per il futuro, ma alla fine di solito tutti. Si chiedono quelli, no? Progetti, però ci hanno già detto che hanno in mente un po' di fare un video. Vogliamo fare un appello a un regista che ha dentro un Bowlers. Regista, se anche tu sei un Bowlers, fatti avanti. Abbiamo fatto anche l'appello. Se hai coraggio, se hai coraggio. Se hai voglia di divertirti. Assolutamente. Ci sono delle esperienze poi ad Arezzo, senza fare troppi nomi, insomma, di persone che poi riescono a realizzare cortometraggi, serie. Ma voglia, ma anche nel luogo dove hanno registrato c'è un giro di ragazzi che sempre molto, molto attivi, quindi per carità, sì, sì, le associazioni di cui hanno fatto parte, insomma, Arezzo c'è un gran movimento su questo, soprattutto fra i giovani. Sì, sì, sono d'accordo, ecco, mi trovo in disaccordo quando sento dire Arezzo non c'è niente. Arezzo in realtà è una città, secondo me, che dove c'è tutto in maniera molto più piccola, ovviamente, di città più grandi, però ecco, se sai cogliere le opportunità, le occasioni, come si può vedere da questo posto qua, favoloso, con la città dietro che avete che è piaciuto a tutti gli artisti che abbiamo ospitato, indifferentemente dagli stili musicali o dall'età anagrafica, diciamo, dell'artista. Okay, questo di Niccolò è uno sguardo molto positivo e ottimistico sulla città, perché è vero, solitamente ragazzi, si sente il contrario. Ragazzi, ma che volete dire? No, è vero, Stefano, ne parlavamo precedentemente, abbiamo avuto qui Paolo Saporiti, Luca e Sauro Lanzi della Casa del Vento, e si discuteva un po' sul fatto che prima c'erano anche molti locali dal vivo che oggi non ci sono più, e questo sicuramente per una band che suona dal vivo. Possibilità che si chiudono, queste sono possibilità che si chiudono. Mi permetto di aggiungere che io non ho un grande attaccamento nel senso di appartenenza alla città di Arezzo, anche perché non sono propriamente aretino, come suggerisce anche il mio cognome, però ecco, c'è da apprezzare quello che c'è in piccolo, c'è da apprezzare le persone che si sbattono. Poi ci fossero 3-4 locali che ci fanno suonare, questo non ci dispiacerebbe, ecco, però non stiamo a focalizzare l'attenzione solo su quello che manca. Quindi tutto sommato a proposito della canzone, tutto sommato, quindi loro hanno lo spasso, dai. Sì, sì, si divertono e vedono qualcosa di positivo davanti a loro. Cosa mi manca, mi fa nascere un'altra domanda: cosa vi manca? Cosa manca ai Bowlers? Solo un po' di pazienza. Perché? Perché io non sono paziente, sempre smania di fare le cose, rompo le scatole a loro. Cioè, l'unica cosa che mi manca a me è quella, perché poi andare a letto presto. Ha detto Gabriele di andare a letto presto, mi manca. Sì, gli do il microfono almeno. Credo, questo è il mio punto di vista. Secondo te? Secondo te che ti manca? Ma niente, forse una vagonata di soldi, ma quelli arriveranno prima o poi, si spera. Quindi anche a qualche filantropo, se sei in ascolto e hai coraggio e ti senti un baule, un occhiolino, pensaci. Un altro baule ormai è un termine, cioè Andrea Scanzi l'ha italianizzato, specie quando parla di Sgarbi. Grazie, fratello. Cioè, specie quando parla di Sgarbi, insomma, questa parola è... Sgarbi, se anche tu sei in ascolto. Sgarbi. Caccia il grano. Visto che ora ha poco da fare, insomma, potrebbe aiutare. Chissà se ha veramente un bowler dentro. Ok, va bene. Dopo questo appello alla ricchezza, ringraziamo i Bowlers che sono stati con noi, che ci hanno suonato 5 pezzi, che ci hanno fatto stare quest'ora in allegria qui a Radio Fly. E allora, insomma, li troverete o nelle piattaforme, se decideranno di far uscire pezzi piano piano, oppure andate a cercare il CD. Ma la prossima estate andate a cercarli per i paesi della nostra provincia, in uno di questi sicuramente suoneranno i Bowlers. Anche via Nebbiai e 34 c'è la nostra sala prove, ripeto, porta sempre aperta. Via Nebbiai al 34, aspetta, località dove? Borghetto, ecco, Monte San Savino. Scusate. Davanti alle strisce pedonali. Anzi, diciamo anche se avete riferimenti, pagina Facebook, tutto. Sì, Bowlers Official, ci sono tutte queste pagine.
davvero poco curate, sì. Quindi un appello a qualche social media. Ehi tu, social media manager. Se hai un Bowlers dentro di te. Vai svoltare. Grazie, Linea Mauro, e alla prossima. E alla prossima. Ciao. Un ringraziamento ai Bowlers e a Fabio e a Stefano Fragai. Alla prossima, ragazzi. Ciao.